Da giugno 2010 Romania e Italia si sono impegnate allo studio integrato e alla sensibilizzazione su vari effetti delle malattie oncologiche. Il progetto è stato finanziato con 4,8 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo a beneficio del patronato della medicina integrativa in Romania. Con questi fondi saranno istituiti 3 centri multiregionali per lo studio di 500 casi di malati di cancro. Un progetto di grande importanza che mette in risalto la città di Senigallia. Sì, soprattutto l'attività delle nostre associazioni, l'AUS in modo particolare, che è stata capace di mettersi in rete in un progetto di cabotaggio internazionale che va a completare la grande attività che invece ricopre in questo territorio, che per noi è determinante. Per la nostra città è un motivo di grande soddisfazione. Secondo lei quali sono le qualità che andrebbero esportate in Romania? La professionalità, le competenze e la capacità di incidere sul territorio, la capacità di incidere a domicilio del paziente, dove praticamente le problematiche sono diverse dalle problematiche che si vedono all'interno della struttura sanitaria, l'ospedale, il servizio. È, come dire, accompagnare il paziente, come dire, dentro la propria casa, tra i propri affetti, tra appunto le persone che soffrono insieme a lui della malattia e di quella situazione di grande necessità. Una delle problematiche, secondo le associazioni mediche e dei familiari, è la mancata cura degli effetti sociali del cancro. Ad implementare le conoscenze in Romania andrà l'Associazione Oncologica di Senigallia. Il nostro programma sarà un porto medico e psicologico, soprattutto per la formazione di tutte le figure professionali che andremo a formare in Romania. Loro vogliono confrontare la situazione loro con la nostra buona pratica, cioè considerano noi uno standard di buona pratica e in effetti noi per certi versi lo siamo. Quindi loro studiano i pazienti, la situazione familiare, sociale, psicologica e sanitaria e la confrontano con i nostri standard per vedere che cosa devono migliorare e su quali punti devono lavorare. È importante l'approccio, innanzitutto, capire che non esistono solo i problemi medici, capire, tra l'altro, questo progetto secondo me per alcuni punti ci ricorda anche in Italia quanto sia importante la psicologia e l'assistenza sociale, persone che perdono il lavoro, persone che, come accade nel 40% di coloro che hanno esperienza neoplastica, sviluppano dei disagi psicologici, quindi ansia e depressione. Noi abbiamo vissuto una ventina d'anni in Italia con questo under treatment della psico-oncologia, con questa sottostima dei bisogni emotivi. Adesso probabilmente in Italia abbiamo raggiunto un buon livello, per cui ci rimane più semplice pensare di poter fare qualcosa di positivo in Romania.